particolare, però vorrei che oggi fosse anche l'occasione, in vista del dibattimento che questo Consiglio ovviamente dovrà fare per arrivare a deliberarsi in merito alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e all'equilibrio di bilancio, vorrei che questi diciamo, passaggi siano ben chiari e soprattutto che per la città di Statuto siano chiari le cifre. Quindi noi nell'anno 2011 abbiamo avuto un minor trasferimento di 2.820.000. Sulla stampa è apparso un altro dato recentemente che pari a 3.200.000 euro, riferito a una analisi studio IFEL per ANCI, che è il minor trasferimento che avremo sul 2012. Quindi sono due cose completamente diverse. E su questo aspetto mi fermo qua, aggiungendo che l'altro dato rilevante è quello che attiene il patto di stabilità e quindi nel 2012 l'aumento che avremo del saldo finanziario di 1 milione di euro, che quindi registrerà il valore finale complessivo come saldo finanziario di 6.176.000 euro rispetto ai 5 milioni di quest'anno. In questo dato, sottolineo, quello del saldo incrementato, che sarà il saldo a cui dovremo tendere nel 2012, mancano però, quindi manca il ragionamento, degli indici di virtuosità, dei nuovi indici di virtuosità che attualmente nella manovra, quella che è stata appena approvata dal governo, no, attengono a nuovi parametri di virtuosità, ma noi dovremo aspettare l'avvento dei decreti attuativi per poterne quantificare le forme e capire i numeri. Quindi in questo diciamo salto che è stato registrato anche dalla stampa di incremento di 1 milione di euro, manca però tutto quel ragionamento che per la città di Statuto, essendo un comune virtuoso, è importante sui parametri nuovi di virtuosità. Abbiamo visto anche che l'aumento registrato nel titolo primo delle entrate è relativa quindi all'accertamento TARSU e anche su questo vorrei aprire una piccola parentesi dando dei dati e cercando di chiarire alcuni passaggi. Innanzitutto vorrei chiarire una cosa che è fondamentale in questa materia, che quando si parla di accertamento TARSU si parla di una attività che l'amministrazione comunale deve obbligatoriamente effettuare per garantire quello che va sotto il nome di principio di equità fiscale. E che cosa vuol dire? Che tutti devono pagare il dovuto e quindi non è un'attività facoltativa dell'ente, pena eventualmente anche una denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale. Quindi l'amministrazione deve assolutamente, un compito precipuo, obbligatoriamente accertare e continuare ad implementare l'accertamento TARSU proprio per questo principio di equità fiscale. Alcuni dati che sono relativi, visto che in Commissione me l'hanno anche chiesto, quindi colgo l'occasione per rispondere oggi, relativi all'accertamento alla data di oggi, quindi il più aggiornato possibile, rispetto alla riscossione TARSU. Ad oggi il totale generale accertato è pari a, quindi sommando il 2010 e il 2011, perché sapete che l'accertamento va a cavallo delle due annualità, pari a riscossioni accertati 8.819.642. L'assestamento assestato nel triennio pari a addirittura 9.050.000 euro, con la variazione che proponiamo questa sera arriverà a 10.050 euro. Anche qua vorrei fare un inciso che attiene due materie. La prima, appunto, accertamento TARSU, e in particolare vorrei ribadire che agli atti, insieme alla relazione, avete anche un riepilogo di questo, un report di tutta questa attività di accertamento. Quindi entriamo in profondità, non soffermandoci solo ai dati generali che vi ho appena appunto comunicato. L'accertamento che abbiamo in corso
ha portato a un totale di avvisi emessi per 15.662 atti, quindi gli avvisi emessi sono 15.662. Ancora restano da notificare 938 atti, quindi 938 pratiche. Quindi la proporzione, dovete fare una proporzione fra quella che è l'attività prodotta generale, 15.662 atti, con ancora quello che rimane da notificare. Le riscossioni in particolare sono stati 10.645, con un totale di ricorsi avuto di 20 atti. Quindi alcuni commenti, anche perché sulla stampa, sia relativamente ad alcune, ovviamente, alcune dichiarazioni dei consiglieri e alcune interpretazioni, diciamo, anche penso dei giornalisti, ho letto delle cose e vi vorrei dare dei dati.